una singolare banda musicale nata nel 1923 da un gruppo di fanesi che amava organizzare allegre serate al suono di fisarmoniche, campanacci, barattoli di latta, caffettiere, brocche, ombrelli, bottiglie e bidoni in un'allegra parodia delle orchestre di alto livello. Era il modo di divertirsi del popolo fanese che si fece la sua musica con gli strumenti più bizzarri e strampalati. Alla musica rabita, simbolo e parte integrante del Carnevale di Fano, è dedicato il volume di Silvano Clappis e Raffaella Manna. Ben 112 pagine racchiudono immagini d'epoca, anche esclusive, e una ricca documentazione sulla banda che fino ad oggi, come detto lo storico Alberto Berardi, non era mai stata valorizzata nel modo adeguato. È un volume che in realtà colma una lacuna. Sì, senz'altro, perché la musica rabita fino adesso non ha avuto delle particolari attenzioni, per cui con questo libro cerchiamo di dare una documentazione la più esauriente possibile su tutta quella che è stata la storia della musica rabita, i vari episodi che hanno contraddistinto la loro avventura fin dalla nascita nei primi anni del Novecento e a tutt'oggi, passando attraverso una serie di concerti, esibizioni e spettacoli che hanno fatto non solo in Italia ma anche all'estero. Il volume contiene anche tutti i nomi di coloro che ne hanno fatto parte e quindi che hanno dedicato un po' della loro vita, come dice il titolo stesso, a divertirsi divertendo. Inoltre, grazie ad un'appurata ricerca e al rinnovamento di un vecchio documento, si è scoperto che la nascita del gruppo risalirebbe al 1915. In quegli anni, poi, a causa della guerra, il bizzarro organismo musicale si fermò per poi riprendere ufficialmente 8 anni dopo. Si tratta della 9ª pubblicazione e quest'anno abbiamo dedicato per l'appunto questo volume alla musica rabita. L'abbiamo fatto volutamente, mentre tutti gli altri anni la collana I Maestri del Carnevale prevedeva, diciamo, lo studio sulla vita e le opere dei maestri carristi. Chi ha supportato l'iniziativa? Sono tante, diciamo, le autorità che supportano queste iniziative, sono veramente 9 anni che grazie alla Banca Suasa, all'Ente Carnevalesca, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e al Comune di Fano, spero di non aver dimenticato nessuno, che riusciamo in qualche modo a portare avanti questa collana dei maestri carristi. State già pensando al prossimo volume? Sì, ma ancora non diciamo nulla. Quindi a sorpresa. A sorpresa. Il volume verrà presentato ufficialmente domani pomeriggio alle 17.30 nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano, mentre da sabato 7 febbraio nell'ex chiesa San Michele verrà allestita una mostra fotografica curata da Dante Piermattei, in cui verranno esposti ingrandimenti delle immagini contenute nel libro che rappresentano in ordine cronologico i vari aspetti della musica rabita, dai viaggi all'estero ai momenti conviviali. Inoltre ci saranno proiezioni di video musicali della banda inerenti al carnevale, ma anche quelli della Borghetti Bugaron Band con l'inno ufficiale Avanti e Indre. La mostra ad ingresso libero sarà visitabile tutti i giorni fino a martedì grasso dalle 17.30 alle 19.30, mentre nelle prossime 2 domeniche dedicate alla manifestazione sarà aperta eccezionalmente al pubblico anche il mattino. Appuntamenti dunque da non perdere, perché come disse il poeta tedesco Heinrich Heine, dove le parole finiscono inizia la musica. Tu mate campe.